Come si comanda gli Linux? Si comanda attraverso il pennino Wacom, quindi si può cliccare direttamente, premere direttamente sul pulsante che ci interessa. Abbiamo qua sotto un menu che ci permette di andare avanti e indietro, comunque di selezione delle varie opzioni, è contestuale, si adatta al contesto del programma che avete aperto. O questo qua sotto, che sono dei pulsanti touch che potete utilizzare, come vedete, avete Home, una selezione di quattro pulsanti più un back. E poi le due freccettine che di default sono disattivati. Questo fatto apposta per quando dovete scrivere, altrimenti si rischierebbe di andare a premere qua su pulsanti. In alto c'è un'iconcina, eccola qua, che vi permette di attivare o disattivare i tasti touchpad, vengono chiamati. Una volta fatto, vedete, potete, ecco, magari così si vede meglio, riuscite a navigare attraverso. Sono un po' duri, ma insomma si riescono a utilizzare abbastanza bene. Non sono ovviamente consigliati quando si legge, che con l'applicazione Reader si riesce ad andare avanti e indietro le pagine con i due pulsanti. Quando passate in modalità Note, automaticamente ecco qua che si disattiva il touchpad. Bene, detto questo, passiamo un attimo, vi faccio vedere velocemente le caratteristiche, secondo me, più importanti delle applicazioni preinstallate. A proposito, apro e chiudo una parentesi. Questo Linode ha un sistema operativo Linux, per il quale potete anche scaricarvi i sorgenti se volete. Ci sono in giro già diverse modifiche, diversi hack che permettono di entrare nel sistema, abilitare certi servizi. Ad esempio, mi ricordo il Telnet, installare delle applicazioni non presenti, non ufficiali, come faccio un esempio. Una rubrica per gli indirizzi, e se ne stanno venendo fuori altri. Insomma, c'è una buona comunità, si sta creando una buona comunità dietro questo prodotto, perché in primis è rivolto ai giovanissimi, e in secondo luogo appunto è un sistema Linux che molto si presta a questo genere di applicazioni. Sono tutta una serie di script in bash che comunque chi è esperto riuscirà sicuramente a comprendere al primo sguardo. Torniamo alle applicazioni preinstallate, quelle che trovate già. Appena accendete l'inode, la principale è quella che permette appunto di prendere le note, di prendere gli appunti a mano libera utilizzando il pennino. Questo è l'elenco di alcune note che io ho già preso, ho già scritto. Facciamo aggiungi nota. Quello che vedete adesso è uno sfondo che io ho, adesso mi compare la tastiera perché io ho selezionato uno sfondo, ce ne sono 40, ecco, vi faccio vedere, che poi sono dei template più che degli sfondi con le diverse tipologie di pagine che si possono personalizzare, ma anche grafici, tabelle, fogli puntinati, insomma, cioè, diagrammi, cioè, ce ne sono più di 40, ecco, così li ho fatti vedere, comunque anche una rubrica dei contatti. Questa è un'impostazione che di default si può, ecco, ce n'è anche uno, un asse cartesiano. È una rubrica, è un'impostazione che si può prendere nel tab impostazioni, quelli che abbiamo visto prima per la calibrazione dello schermo. Fatto questo, abbiamo in alto tutta una serie di, ecco, spero si veda così, possiamo scegliere di visualizzare fogli in miniatura o comunque andare avanti all'interno della, perché ogni nota può avere più fogli, o comunque prendere semplicemente appunti. Possiamo scegliere qua la grandezza del. Abbiamo matita, penna sfera, pennarello, penna stilo, evidenziatore. Evidenziatore ovviamente è quello che si utilizza per sottolineare poi nella funzione reader i libri, PDF o quello che è. Io, non so, prendiamo penna stilo, provo a scrivere, vedete che la reattività è veramente buona, non c'è assolutamente nessun ritardo. Io poi non sono un mago con la scrittura a mano libera, né tantomeno con il disegno. Comunque posso poi cancellare, ho anche un gomma di diverse dimensioni, posso cambiare il colore in chiaro, normale o scuro, quindi tre tonalità di grigio. Questa è una tonalità chiara. Faccio un attimo vedere l'evidenziatore, anche chiaro, eccolo qua. Beh, praticamente questo potete prendere appunti. Non si ha il supporto alla pressione. Però il pennino è fatto in modo che premuto lateralmente o premuto sopra dà risultati leggermente diversi, ecco, vedete? Bene, torniamo. Da qui posso anche aggiungere una pagina volendo. Torniamo indietro. Questa è l'elenco delle
Ne apro una così vi faccio vedere, non so, questa che mi sembra abbastanza, anche due pagine, ecco, ho scritto un po' di cose utilizzando le diverse penne, e vi faccio vedere la modalità di visualizzazione a miniatura, che vi fa, adesso questa nota ha due pagine, quindi vi fa vedere quale delle due volete selezionare, cliccate e tornate indietro. Ogni nota può essere catalogata, taggata e gli può essere dato un nome, ecco. Con dove viene memorizzata anche la data attraverso la tastiera su schermo qua sotto. Per maggiori dettagli vi ricordo che sono online i video singoli per ogni applicazione. Altra applicazione fondamentale di questo prodotto è Reader, ovvero il programma che permette di leggere gli EPUB, i PDF e via dicendo. Io adesso credo degli EPUB, ecco, questo è l'EPUB preinstallato. Ovviamente con gli EPUB si ha una resa migliore perché il contenuto si adatta automaticamente. Possiamo cambiare un po' di pagine, si adatta automaticamente alla grandezza dello schermo, come se fosse un po' vettoriale, quindi avete sempre la massima resa nei caratteri. Al contrario, con il PDF dipende da come è stato fatto, ma raramente trovate un PDF fatto per un dispositivo da 8 pollici, solitamente sono degli A4. Comunque adesso vedremo la visualizzazione è comunque buona. Anche qua si hanno diverse opzioni per vedere o andare a diverse pagine, anche se manca quella per andare direttamente ad una pagina. Si possono prendere segnalibri, si possono prendere degli screenshot, ovvero delle istantanee della pagina che state guardando, e cosa più importante forse è la possibilità di prendere note. Potete scrivere, questo è un EPUB, adesso vedete, sto scrivendo sopra, sto prendendo degli appunti sopra lo stesso file. Posso, adesso io ho preso una penna, ma posso anche evidenziare, che forse è la caratteristica più principale di questo software. Posso anche inserire delle note a bordo dei paragrafi, cancellare, taggare, inserire dei segnalibri. Insomma, c'è veramente un discreto numero di operazioni che si possono fare attraverso questo programma. Anzi, vi faccio vedere un PDF prima di tornare indietro. Così, visto che prima vi dicevo, ecco qua. Vedete la visualizzazione del PDF, questo ovviamente è fatto per un A4, quindi non si adatta, si adatta automaticamente, ma il carattere non è ovviamente chiaro come quello dell'EPUB, ma questa è proprio una questione tecnica. Comunque vedete, ottimo, si riesce a visualizzare. Si può zoomare automaticamente, mi viene selezionata la manina in modo che io possa spostarmi ed andare a leggere la parte che mi interessa in modo migliore, magari anche qua prenderci un appunto o evidenziare qualcosa. Ecco qua. Una pecca: se io adesso cambio pagina, vedete che mi ritorna all'angolo alto a sinistra, e quindi devo riprendere la manina e andare a ricentrarmi. Ecco, questa magari è una pecca sicuramente una pecca del software. Torniamo indietro, vi faccio vedere altra cosa interessante secondo me, i memo vocali, ovvero la possibilità di registrare attraverso il microfono interno. Adesso lo facciamo in diretta, ecco qua. Di registrare attraverso un microfono interno quello che ci circonda, l'ambiente, salvarlo in formato MP3, credo, e poi risalvarlo, dargli un nome e risalvarlo. Ecco, adesso sto registrando. Sentite? Ecco qua, adesso posso salvarlo, annullarlo. Facciamo annulla, torno indietro. Questo microfono nasce per, no, il microfono credo che sia qua sotto, comunque nasce per gli studenti, per registrare le lezioni o prendere memo vocali. Ecco, ora io ho fatto un test con il televisore acceso a 4 metri, a 5 metri, insomma, di distanza dalla sorgente. Il volume non è così elevato, quindi non so se in un'aula
O avete un professore che parla particolarmente forte, o state ai primi banchi, o altrimenti vi consiglio magari di, se volete registrare la lezione, si possono registrare massimo 2 ore. Vi consiglio di chiedere appunto a chi parla se potete appoggiare l'INOT là vicino e registrare, altrimenti veramente non rischiate di arrivare a casa e di ascoltare più il rumore di fondo che quello che vi interessa, ecco. Possibilità interessanti, prima di vedere l'ultimo aspetto che secondo me è di rilievo, ovvero il browser web, che poi per tutto il resto, come l'album foto, il lettore multimediale, la calcolatrice, sono tutti aspetti comunque di cui abbiamo già parlato, che comunque potete leggere online, potete trovare in diversi articoli che abbiamo già pubblicato, è la fotocamera, ovvero la possibilità di scattare una foto. Qui nasce tutto per, eccolo qua, adesso io non ho nulla, anzi prendo questo così magari facciamo una foto a questo. La webcam è qua sul retro ovviamente, eccola qua. Possibilità di scattare una foto, viene fatta a 1600x1200 pixel. Qua la vedete ovviamente in scala di grigi, ma poi riportata viene a colori, si ottengono risultati migliori così se avete l'inotto appoggiato su un tavolo, quindi se dovete fare la foto a una lavagna o a qualsiasi altro oggetto che avete di fronte, può andare bene. Se dovete fare foto in movimento è molto più difficile perché ovviamente la mano vibra, la mano si muove, è difficile farle veramente a fuoco. Vabbè, la parte comunque importante non è tanto la qualità in questo prodotto, ma la possibilità di appunto salvarle, poi aprire la nota, aggiungere una qualsiasi nota. Io adesso cambio sfondo perché ho questo qua prefinito, è sbagliato, ecco magari questa qua copertina. Andare su inserire foto, ma posso anche prenderla direttamente, cioè inserisci da fotocamera. Devo soltanto trovare la foto che ho appena scattato, eccolo qua. Io posso qua zoomarla, tagliarla, adattare l'orientamento. Adesso io zoomo questo, faccio incolla, la piazzo qua al centro, applica e la ho come sfondo. Questo significa che posso prendere il pennarello e andarci a disegnare sopra, o posso prendere la gomma e andare a cancellarla, scontornarla. Comunque posso farci qualsiasi cosa, posso trattarla come se fosse uno sfondo. Può essere utile se avete appunto da fotografare, non so, un oggetto e disegnarci accanto, prenderci degli appunti accanto, o fare la caricatura, di una persona, detta così, per soltanto un esempio. Ultima cosa prima di poi passare alle considerazioni finali è il browser web, ovvero la possibilità di navigare. L'Inot ha connessione wifi, che si attiva automaticamente quando voi aprite il browser web, quindi non è assolutamente, non va a consumare l'autonomia del sistema. Il browser è ancora sperimentale, come vi dice. Adesso si sta connettendo a internet, alla rete wifi. Il browser è assolutamente sperimentale, come vi dice questa informativa che appare appena l'accendete. Si visualizza soltanto in orizzontale, quindi non si ha modo di rotearlo per utilizzarlo in verticale, essendo comunque uno schermo LCD non si ha l'effetto reflash degli e-ink. Adesso vi faccio vedere un attimo sul sito, magari vediamo cos'ho. Beh, oltre ai Google Libri o comunque quello che tutto il resto che potete immaginare per questo tipo di dispositivi. Vado su ipc.it. Il dispositivo ovviamente non ha un processore straveloce, quindi vi permette di visualizzare filmati flash o siti internet all'istante, come può essere un computer fisso, un tablet o qualsiasi cosa del genere. Ma comunque questo si riesce a visualizzare siti. Ecco, adesso il PC, che tra l'altro non è neanche poi così leggero, perché ci sono tantissime immagini e tanto JavaScript.
Comunque si riesce a visualizzarlo se dovete fare una veloce connessione, magari al vostro client, al vostro sito di gestore di posta elettronica, o visualizzare un sito dove avete dimenticato qualcosa, o, insomma, per brevi sessioni di lavoro è completamente utilizzabile, molto più di quello installato in un ebook reader, seppur sia ovviamente un prodotto del tutto diverso. Uno degli aspetti che più mi è piaciuto, che mi ha sorpreso, anzi perché non me l'aspettavo in un dispositivo del genere, è il volume dell'audio. Io adesso ho caricato un MP3, si possono, ecco qua c'è il lettore multimediale, in realtà sarebbe studiato non solo per ascoltare musica, ma per ascoltare gli audiolibri, quindi acquistare dei libri in formato MP3 e leggerli. Sì, lui riesce a leggere per adesso soltanto MP3, ma credo che sia proprio un problema software, cioè una cosa che magari in futuro si potrà correggere. Non so, apriamo un attimo. Questa è una canzone, vi faccio sentire un attimo soltanto per capire il volume. Qua c'è il volume, adesso lo abbiamo al massimo. Eccolo qua. Play. Parlante qua sotto. Ok, basta perché non posso. Vediamo, mettiamo un MP3 libero. Il volume è veramente alto. Facciamo l'ultimo esempio. Quindi è una piacevole sorpresa perché non mi aspettavo un volume così alto. Funzionalità che è stata trattata poco, ma che secondo me è fondamentale per un prodotto del genere, è la funzionalità di ricerca. Qua in alto avete una barra dove c'è un tasto cerca tutto, che se cliccata vi apre la tastiera virtuale che vi permette di digitare un termine di ricerca. Adesso scrivo test perché credo di aver scritto test un po' ovunque in questi giorni di prova. Preme il tasto invio e lui vi tira fuori i documenti, che siano note, che siano libri, che siano file di testo, che siano file audio o foto presenti in questo momento all'interno del contenuto della ricerca. Praticamente si può anche prendere l'istantanea. Bene, la prima volta che si collega l'iNote ad un computer Windows ci viene chiesto di installare driver sul sistema operativo. Io l'ho già fatto e oltre ai driver, appunto, ci viene chiesto anche di installare il software si chiama iNote Sync, che adesso vado a lanciare appena posso. Ecco qua, lo sposto su questo schermo così magari si riesce a visualizzare meglio. Adesso si sta connettendo via USB con l'iNote. Io non sono riuscito a far riconoscere l'iNote a Linux, a Ubuntu, ma non ho provato più di tanto. Il menu iniziale che ci compare dopo l'installazione, aver installato il programma di sincronizzazione con il PC, che è uno degli aspetti che funziona meglio del prodotto, perché si riesce a passare un'applicazione, un software, delle note, della musica, delle foto da una parte all'altra in modo abbastanza snello. Si decide qua a selezionare la modalità che ci interessa, il Not Sync, che è quella che ho adesso premuto, è quella che ci permetterà adesso di entrare nella modalità sincronizzazione, quindi di leggere il contenuto dei file su PC. Spero si vede. Ecco qua, mi dice lo spazio libero, il nome del device, il numero di firmware. Si possono anche, ecco, fare gli aggiornamenti. Io adesso ho l'ultimo firmware disponibile, che era quello preinstallato nella versione italiana. C'è la gestione dei contenuti. Qua troviamo, vedete, libri, note, foto, musica, memo vocali, quelli che abbiamo registrato prima quando parlavamo delle lezioni, memo testuali, che è un'altra funzionalità che non abbiamo visto, ma comunque che permette di scrivere testi con la tastiera virtuale, ma anche fare un backup completo del sistema, salvarlo e magari ripristinarlo in caso Si di può anche problemi. utilizzare l'iNote come lettore di schede, quindi selezionando l'opzione ti diventa praticamente un semplice lettore di schede microSD per il computer. Quello che a noi interessa è la modalità tavoletta grafica per PC Windows. Eccola qua, spero si legga. Comunque questa si può chiedere se ci viene chiesto se il cavo USB è a destra o a sinistra, in modo da regolare la
E adesso ho il lato sinistro, quindi il cavo USB rivolto verso destra, così. Dovrei aver già installato il driver, infatti, ecco qua, vedete sullo schermo, sto muovendo il cursore. Adesso vado ad aprire un'applicazione, lo faccio con il mouse perché altrimenti apro Paint. Ecco, ci sono poi dei software preinstallati per questo tipo di cose. Seleziono la matita, ce la farò, ecco qua, e adesso scrivo, cioè ho praticamente riesco a utilizzare il Linux come una tavoletta grafica. Non c'è ovviamente il supporto alla pressione, non si ha la stessa qualità di una tavoletta grafica dedicata, ma comunque è una funzionalità in più. Gli effetti poi sono migliori ovviamente con un software apposito, come abbiamo visto nella precedente recensione, ma è una funzionalità in più che può far piacere, che soprattutto funziona abbastanza bene. Prima di chiudere questo paragrafo, vi segnalo, faccio una precisazione, visto che ho letto online che qualcuno non aveva ben capito. Quando si caricano dei file in formato doc o nei formati ODT, ODS di OpenOffice o in altri formati che insomma adesso non ricordo, ma comunque sono una quindicina di formati, Linode non può leggerli direttamente, ma quando si caricano attraverso il software di sincronizzazione, che è l'unico modo poi fondamentalmente per farlo, vengono automaticamente convertiti in PDF. Non serve convertirli noi in PDF e poi caricarli, ma in effetti l'installazione di Linode comporta anche l'installazione di PDF Creator, che è un utility open source per Windows che molti di voi conosceranno. E quindi in sistema automaticamente si occupa di convertirli in PDF e metterli dentro il vostro Inode. Ecco, questa è una precisazione perché avevo letto di qualcuno che si lamentava del fatto che andavano convertiti in PDF e non essere scaricati. Non è vero, la procedura è completamente automatica.